Ciao a tutti, sono tornata con un nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di un mio grosso grasso disagio che spero che qualcuno di voi potrà condividere con me, ovvero il fatto che io non riesco a far leggere le mie opere a nessuno. Le cose che io scrivo non riesco a farle leggere a nessuno. Ci sono tre persone che si salvano, a cui magari le ho raccontate barra fatte leggere. Ci sono principalmente due, tre motivi per cui non riesco mai a farle leggere a nessuno. La prima è un pallino che mi ha messo in testa mio zio quando ho pubblicato il mio primo romanzo, che mi ha detto: ma non è che se racconti le tue cose a qualcuno, questa persona poi dopo ti ruba l'idea e poi dopo la sviluppa al posto tuo? E da lì ho sempre avuto l'ansia per questa cosa. Ovviamente con le persone a cui, le persone fidate, ovviamente no, cioè mi fido ciecamente, le racconto, però ho quest'ansia quando si tratta di andare a raccontare qualcosa che è una mia idea, quindi non è ancora stata sviluppata, non è ancora stata raccontata, eccetera eccetera. Proprio non lo so, non ci riesco, non so se sono l'unica che ha questi disagi fortissimi in testa. Il secondo punto è principalmente perché io ho paura che magari vado a raccontare l'idea di qualcosa di grande, tipo del romanzo, a qualcuno e questa persona mi dice: dai, città, bellissimo, meraviglioso, quando esce? E tu sei lì tipo: non ce l'ho l'editore ancora. Adesso nel mio caso io ce l'ho l'editore e ho un contratto abbastanza parecchio buono, questo editore tra l'altro si è preso, io ringrazio GDS, ti sei presa un rischio assurdo a prendermi, perché tipo magari tu la sviluppi, hai idea, sei a metà del racconto della cosa e questa persona ci conta e tu non la pubblichi, ho l'ansia del rifiuto da parte degli editori, oppure tu non riesci a svilupparla perché ti scocci. E questa persona magari ci rimane tipo: ma io la stavo leggendo, ma a me piaceva. E io tipo ero così: no, io non l'ho finita. E tipo, non lo so, magari sono io che ho di questi disagi e basta, però vabbè. Il terzo punto è che non riesco a condividere le mie cose con gli altri, non tanto il racconto di quello che vorrei scrivere, anche quello. Ci sono solo tre persone con cui condivido i miei racconti, di cui una di queste è un gran ammazzastorie, una mi dà corda e Valeria è meravigliosa, perché ogni volta che io mi sento che la mia storia faccia bellissima, sviluppala, e quindi Valeria, se non ci fossi tu non so come farei, è il fatto che le cose scritte io ho sempre l'ansia che qualcuno mi dica: ma come scrivi? Ma fa schifo. E tutte le volte mi verrebbe da giustificarmi della serie: no, ma è ancora da correggere, ma è ancora da sistemare, ma è ancora qui, ma è ancora lì. Non lo so, ok? Non lo so. Io ho dei problemi. Io tendenzialmente non ho problemi di autostima, però quando si tratta di scrivere, mamma mia, vado giù di testa. E non è tanto il ma come scrivi, è tanto il è una bozza, è qualcosa di mio, personale, condividerlo mi mette ansia, perché è come se tu stessi commentando una parte di qualcosa di me che io non ho sviluppato fino in fondo e che non ho chiuso, quindi è tipo un ciclo che io non ho chiuso ancora perché non l'ho corretto, magari non l'ho sistemato, eccetera eccetera eccetera. Ovvio, se è qualcosa che io ho sviluppato, finito, corretto e sistemato, ok, ma se è un qualcosa che non ho ancora finito, non ho ancora sviluppato, non ho ancora corretto e tu me lo commenti in maniera negativa, io vado giù di testa, sono tipo: no, ma perché? Poi mi vengono i complessi e non riesco a finirlo e mi viene da cambiarlo tutto. Nel momento in cui io ci metto punto fine, non lo cambio più, se me lo dice qualcuno, a meno che non sia una mia idea. Nel momento però in cui non l'ho finito e sto condividendo qualcosa che non ho finito e qualcuno me lo inizia a commentare, a me vengono i complessi e non riesco più a sistemarlo, perché comincio a correggerlo di qua, correggerlo di là, correggerlo di su, correggerlo di giù. Ovvio, se io te lo sto mandando chiedendoti di correggermelo è un'altra cosa, però se io te lo sto condividendo per condividerlo, no, non ce la faccio, no, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Ed è bruttissimo, soprattutto perché nella maggior parte dei casi, finché io non metto un punto fine alla cosa, magari è una scena d'azione, ok? Soprattutto se sono scene d'azione, tu metti punto fine e dici: ok, la scena è chiusa. Se la scena si sta ancora sviluppando, io tra l'altro mi vergogno. Cioè, io mi vergogno, capite? È assurdo, perché magari è una scena d'azione, io non sono... Io amo le scene d'azione, però non sembro una che scrive scene d'azione, ok? No, dove si sparano, si ammazzano, si rincorrono, si menano, ok, benissimo.
Quindi farle leggere a qualcuno, io mi vergogno finché non sono completamente finite. Non lo so, sono dei disagi interni fortissimi che ho da sempre. Però nel momento in cui il racconto è finito, il romanzo è finito, quelle tre righe che ho scritto sono finite, leggilo tranquillamente, dimmi quello che ti pare, leggilo tranquillamente, però... Nel senso, è finito, quindi ok, non mi puoi più dire niente, anche se me lo dici, non lo so cambiare, amen. Però è atroce, non riesco a fare leggere le cose. In generale, nel momento in cui finisco qualcosa, ci sono comunque anche certe persone a cui io non riesco a far leggere, anche se è proprio il romanzo pubblicato, io non ci riesco. E queste persone sono i miei genitori, i miei nonni, i miei parenti e magari le persone che mi conoscono meglio. Io non ce la faccio perché ho una gran paura che mi inizino a guardare diversamente, ok? Nel senso che magari dicono, ma questa? Ma cosa le passa per il cervello? Ma che disagi ha? Capite? Io non ho ansia di gente che ti giudica, che ti critica, che è qui, che non frega niente. Però un'altra cosa che non riesco a fare è parlare del mio romanzo. Non riesco a fare i nomi dei miei personaggi, mi vergogno, cioè non è che mi vergogno perché mi vergogno in maniera negativa, è perché è una cosa talmente personale, talmente mia, che dirli a voce alta mi manda giù di testa, faccio troppa fatica le prime volte, poi dopo tranquillamente li prendo e tranquillamente ci sono, però anche parlare dei miei personaggi ad alta voce, qui del romanzo, diciamo più sotto l'aspetto del romanzo, non tanto nell'aspetto dei racconti, faccio una gran fatica perché sono sempre stati talmente miei, talmente solo io e loro, che andare solo a citare il nome ad alta voce mi manda giù di testa, cioè mi manda giù di testa, non ce la faccio. Sono dei disagi fortissimi che non hanno senso. Io non ho l'ansia di mandare il mio romanzo a 7 editori, a 70 editori diversi, a mandare 150.000 al giorno a un editore per dirgli di sbrigarsi e di rompere le scatole, ma ho l'ansia di far leggere le mie cose ai miei genitori, ai miei parenti e comunque di condividere quello che non ho ancora concluso. Non so che disagi mi affliggano, spero di non essere l'unica, perché sì, e vi prego fatemi sapere che c'è qualcun altro messo come me, vi scongiuro. E non credo passerà mai come cosa, credo sia un disagio che mi resterà tutta la vita, però e spero di continuare a scrivere tutta la vita, questa frase implicava quest'altra, ok, benissimo. E niente, volevo condividerlo con voi per farvi fare due risate. Niente, quindi questo è tutto, spero questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se anche voi siete nella stessa situazione mia o avete dei disagi, fatemi sapere che disagi avete voi sotto questo aspetto della scrittura o cose del genere. E niente, se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, seguitemi su Instagram dove ci sono sempre e nulla, noi ci rivediamo, spero, al prossimo video e tutte le volte mi dimentico di dirlo, sono stupida. Nell'info box trovate anche tutti i link per andare ad acquistare il mio romanzo. Lo trovate su Amazon, su IBS, su Vetrinelli e su Mondadori, insieme al sito dell'editore stesso. Li trovate tutti linkati nell'info box, scegliete voi da dove acquistarlo, sia in formato cartaceo che formato ebook. Se lo acquistate mandatemi una foto così che io la possa poi condividere su Instagram e le raccolgo tutte in una bella cartellina. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!